permesso? Sì. Caffè? È che ci ho lasciato lo stipendio. Grazie. Antonio. Antonio Blanco. In persona. Proprio lei cercavo. Ora, se è per la storia del cane, avete chiamato in 300, dateci il tempo di lavorare. No, io sono l'insegnante di suo figlio, di scienze. E da quest'anno con la riforma anche di storia e geografia. Comunque sono quella persona che doveva incontrare oggi pomeriggio, che era aspettata per un'ora a scuola. A scuola, dovevamo incontrarci, si ricorda? E non è nemmeno la prima volta che succede. Mi dispiace, ma mio figlio ha creato qualche problema? Il problema di suo figlio è che lui... Oddio, non so come dirglielo. Lui non parla. Non parla. Ah, lei è quella nuova, giusto? Sì. Cioè, lui non ha relazione con gli altri compagni. Lo prendono in giro, lo sfottano. Buongiorno. Senta, io lo so che la vostra situazione non è semplice. Io vorrei sapere chi è che parla con suo figlio. Io quando ero a Bologna ho lavorato in un consultorio ed è stato un lavoraccio, però ho imparato una cosa, ho imparato che il toro va preso per le corna. No, nel senso, non suo figlio, è il problema. E quindi, quando c'è un problema, non bisogna vergognarsi di parlare. Mi scusi, senta, io sono sicuro che in futuro non ci sarà più bisogno che si scomodi così tanto. Ora, se permette, la devo proprio salutare, signora? Laura. Signora Laura. Se lei ha un secondo, io dovrei avere una penna, così se lo scrive e la prossima volta non se lo dimentica.